Cingoli, il balcone delle Marche, 22esima edizione della Nove Fossi, gara di mountain bike, una delle manifestazioni storiche del circuito nazionale delle ruote grasse. Organizzazione curata in ogni dettaglio dal gruppo sportivo Avis Bike Club di Cingoli, che con i suoi oltre 140 tesserati è sicuramente il club con il maggior numero di iscritti della Federazione Ciclistica Marchigiana e con i suoi quasi 50 anni di storia, uno dei club tra i più rappresentativi delle ruote pedalate marchigiane e del centro Italia. L'impianto della manifestazione è rimasto invariato, improntato ad offrire un prodotto di livello qualitativo importante sia per l'agonista più incallito sia per l'amatore o cicloturista più avvezzo ad intendere la Gran Fondo come momento di svago nel segno della natura e dello sport. Dicevamo grandi numeri quelli della Nove Fossi, con ben 1.357 iscritti provenienti da tutta Italia, con una fortissima presenza oltre che dei marchigiani, di abruzzesi, laziali, molisani, emiliano-romagnoli, toscani. Degna di nota anche la presenza dei biker arrivati da Puglia, Lombardia e Trentino, un evento promozionale per Cingoli e per l'intera regione Marche, la mountain bike che valorizza le bellezze del territorio e fa assaporare ai ciclisti e ai propri accompagnatori le bontà delle Marche. La manifestazione prevede come sempre un percorso agonistico di 50 km per quasi 1800 metri di dislivello, un percorso cicloturistico di 22 km per 550 metri di dislivello ed un percorso cicloturistico allungato fino a 28 km per le bike assistite. Infatti, anche la Nove Fossi apre al settore delle bike. I viali Valentini, sede della partenza e dell'arrivo, gremiti di stand espositivi, integratori, bici, articoli sportivi ed enogastronomici nell'area del pattinaggio allestita dalla Tenso Struttura Comunale, dove si sono svolte le premiazioni ed il pasta party all'insegna della tipicità, a partire dal piatto forte della tradizione Vinci Sgrassi in collaborazione con l'azienda Antichi Sapori di Grottaccia di Cingoli, poi la collaborazione degli studenti dell'alberghiero Varnelli di Cingoli con l'offerta ai commensali di una gustosa insalata di riso, poi l'azienda cingolana Fileni nel piatto. Sono presenti anche degli ottimi cordon bleu di pollo unitamente a mozzarelle d'affettati dell'azienda Sabelli, il tutto innaffiato dal verdicchio dei castelli di Iesi dell'azienda Simonetti Dino di Staffolo. A chiusura del menù anche una sostanziosa fetta di colomba pasquale spalmata di Nutella. Gara bella, combattuta, continui colpi di scena con i big protagonisti, ma è battaglia vera anche alle loro spalle con la lotta per le varie classifiche di categoria. All'imbocco della cronometrata, dal grande della Bottecchia è primo, seguito da Chiarini della Torpado, terzo Colonna e quarto l'ex professionista Casagrande, uno dei monumenti del ciclismo internazionale. Al termine della cronometrata, prima della risalita, Chiarini è in testa, seguito da Dal Grande e Casagrande, mentre Colonna è sempre lì in quarta posizione. Sulla salita della valle il trio Chiarini, Colonna, Casagrande sferra l'attacco finale. Si prevede e si teme un arrivo in volata a tre, tanto spettacolare quanto insidioso, e così i tre sbucano in fondo ai viali Valentini insieme, si mettono sul tratto asfaltato, arrivano sull'ultima curva gomito a gomito tutto insieme. Casagrande esce largo, Chiarini stretto e guadagna un metro, mentre Colonna al centro finisce per pagare lo scotto. La volatona vede Riccardo Chiarini della Torpado
in prima posizione, completa la prova in 2 ore 8 minuti e 45 secondi. Francesco Casagrande, che veste la maglia del team toscano dei Cicli Taddei, chiude al secondo posto. Terzo Paolo Colonna, quindi Stefano Dal Grande della Bottecchia, il compagno di squadra Marco D'Agostino, Jarno Calcagni, Beach Adventure, primo dei marchigiani in sesta posizione a 2 minuti di distanza dai primi, quindi Giuseppe Panariello, New Bike 2008, Efrem Bonelli, Bottecchia, nono Marco Ciccanti, Bike Pro, decimo posto per Alessandro Valente della Pro Bike. In campo femminile vince Cristina Maria Nisi, New Bike 2008, davanti a Silvia Scipioni dei Cicli Taddei, terza Daniela Stefanelli, marchigiana dei Cicli Cingolani, a seguire Monica Petruccioli, Francesca Bianconi, Sara Mazzorana, Sara Grifi del gruppo ciclistico Capodarco, Nadia Pasqualini dei Cicli Cingolani, Benedetta Toschi, Marta Maccherozzi, ciclistica mercatese. Riguardo alla discesa cronometrata, il vincitore maschile è stato Stefano Dal Grande della Bottecchia, che ha percorso la discesa in 5 minuti 49 secondi e 33 centesimi. Leader femminile Monia Petruccioli con 6 minuti 51 secondi 81 centesimi. Ricordiamo che la Nove Fossi è nei seguenti circuiti: 3 regioni, Sentieri del Sole e dei Sapori, Bike Tour Coppa Marche, combinata Terre e Fossi Maceratesi, Italian 6R Race. Riccardo Chiarini, la tua prima vittoria qui a Cingoli, sei venuto con la maglia del Torpado. Come ti è sembrata la Nove Fossi? Dici quella che è stata la tua esperienza qui oggi e soprattutto raccontaci questa volata. Ma il percorso bellissimo, me ne avevano parlato dei miei amici, poi avevo parlato con Casagrande, mi aveva detto che era un bel percorso, infatti mi sono divertito tantissimo. In discesa oggi, anche se non l'avevo mai fatta, mi sembrava di conoscerle, mi sono veramente divertito, ho sempre allungato in discesa, ho sempre guadagnato qualcosina e anche nell'ultima, quella cronometrata, sono riuscito a prendere l'ultima salita con 25-30 secondi che mi hanno permesso di giocarmi allo sprint, di arrivarci con un po' più di gamba, perché ho gestito un po' lo sforzo e loro per chiudermi hanno speso molto di più. La volata, sai, 3 extradisti, quindi non era così scontata, l'ho voluta prendere in testa e la curva, siamo arrivati veramente forte, però io ero all'interno e gli altri due l'hanno allargata tantissimo perché eravamo molto veloci e io, essendo interno, ce l'ho fatta uscire per primo e alzarmi sui pedali, e il mountain bike rimontare è molto difficile, quindi bene, venivo da un periodo non tanto buono e quindi ci tenevo a far bene e vincerla è stato, già essere con loro ero contento, vincerla è stato stupendo. Cosa racconterai ai tuoi compagni di squadra quando rientrerai a casa? No, è una corsa che, come ho detto, ne ho sempre sentito parlare bene, ma fino a che non la fai non te ne rendi conto. C'è un po' di tutto, salite dure, belle lunghe, pedalabili, discese tecniche, una corsa da fare. Francesco Casagrande, per l'ennesima volta a Cingoli, uomo di grande esperienza, strada, mountain bike, oggi un arrivo veramente in volata. Dici la tua su questa 22esima edizione della Nove Fossi. Sì, ce la siamo giocata in volata in 3 con Chiarini e Colonna, è andata bene a Chiarini, io ero riuscito a entrare primo in curva, però ero talmente veloce che l'ho dovuto allargare, Chiarini poi mi è rientrato all'interno, mi ha passato e c'era subito l'arrivo, è andata bene a lui, complimenti. Paolo Colonna, ex Scott, oggi Ciclosport 2000, oggi c'è stato un arrivo in volata che ci ha fatto temere il peggio, ma fortunatamente si è risolto tutto nel migliore dei modi. Dici un po' quella che è stata la tua gara da protagonista oggi qui a Cingoli. Sì, ha avuto la meglio ancora Chiarini, facciamo un 2-0 per lui, 1-1 io e Nando, visto che l'ho battuto domenica, ora bisogna battere Chiarini. Comunque merito a lui perché è andato bene, poi in discesa ha allungato con Dal Grande e meno 4 km siamo rientrati io e Casagrande. Percorso bello tosto, come tutti sanno, spettacolare, e un buon terzo posto, sono contento. Maria Cristina Nisi, la seconda volta a Cingoli, seconda volta vincitrice con una nuova maglia, con un nuovo team, raccontaci questa tua 22esima edizione.
Ma per me è stato un piacere essere qui a Cingoli. L'ospitalità mi ha lasciato senza parole, perché qui non è solo un gruppo sportivo, ma è un gruppo di amici che comunque ci tengono alla nostra sicurezza, al nostro divertimento. Un percorso tirato a lucido. Faccio i complimenti al presidente che, insomma, ha reso tutto questo possibile per una grande manifestazione. E vengo sempre con molto piacere qui a Cingoli e quindi mi godo questa seconda vittoria con il mio nuovo team, il team New Bike 2000. Scipioni Silvia, Cicli Taddei, il tuo compagno di squadra è andato a podio, tu non potevi fare di meno, non è la tua prima volta qui a Cingoli, raccontaci un po' questa gara. No, è il secondo anno che vengo qua, è una gara che a me piace tantissimo e è stata dura perché comunque le avversarie erano valide e sono un po' stanca ancora, probabilmente devo recuperare perché sono reduce da una gara a tappe in Spagna e quindi la stanchezza ancora si fa sentire, però sono contenta comunque del risultato. Daniela Stefanelli, una decana della Nove Fossi, sono anni che vieni qui a Cingoli, non è la prima volta che vai, sali sul podio, oggi un terzo posto, ti abbiamo vista arrivare abbastanza provata, dici perché, com'è stata la tua gara? Ciao, guarda, questa gara l'adoro, è tanti anni che vengo, è vero, e ci tengo a far bene. È stata dura perché ho combattuto per arrivare sul podio, guarda, ho sputato sangue oggi, veramente ci tenevo tantissimo per tutti. E Roberta Del Mastro me l'ha detto, mi raccomando, ti voglio vedere sul podio e lo volevo a tutti i costi. E il parterre oggi era veramente fortissimo, le ragazze oggi erano fortissime. Il percorso come l'hai trovato? È entusiasmante, è veramente un'estasi di adrenalina, divertentissimo, complimenti, l'organizzazione è al top.